E si chiude così la nostra rassegna stampa. Come dicevamo in apertura, adesso parliamo di giovani e cinema e lo facciamo con Costanza Quadriglio, che è la direttrice artistica del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, a cui diamo il benvenuto. Grazie. Buongiorno. Allora, quest'anno c'è una novità. Il titolo della vostra scuola è equipollente alla laurea triennale. Assolutamente sì, il diploma della Scuola Nazionale di Cinema oggi è equipollente alla laurea triennale, questo significa che alla fine dei 3 anni del percorso formativo i ragazzi, diciamo, avranno un diploma di laurea. Quali sono i programmi didattici? I programmi, innanzitutto, è una scuola di alta formazione, è una scuola in cui i ragazzi imparano a pensare, realizzare, organizzare, girare, montare un film documentario. È una scuola del fare, quindi è una scuola in cui tutta la didattica, sia quella ordinaria, diciamo, la realizzazione dei film annuali, sia quella straordinaria, gli incontri con gli autori, vengono tanti registi, tanti produttori, tanti sceneggiatori, tanti professionisti del cinema, danno la loro esperienza per i ragazzi. Una scuola che si apre all'esterno, infatti c'è stata anche la partecipazione dei vostri giovani, come vediamo nelle immagini, anche al Festival del Cinema di Venezia. Assolutamente sì, è stata una cosa molto bella, un'iniziativa, abbiamo appunto creato questa collaborazione con la Film Commission Siciliana e le giornate degli autori della Mostra del Cinema di Venezia, che hanno ospitato una serata magica, come vedete dalle immagini, veramente stracolma alla Villa degli Autori, dove i nostri ragazzi hanno presentato i loro film, i trailer delle loro esercitazioni, hanno raccontato l'esperienza formativa ed è stato molto bello perché abbiamo, come dire, aperto ancora di più la scuola al mondo del cinema, ecco, nel connubio sempre che c'è, certo, tra la formazione e il mondo del lavoro e quindi i professionisti. Quando scade il bando? Il bando scade il 4 novembre. Il 4 novembre ed è aperto ai ragazzi tra i 18 e i 26 anni. Perché è importante il cinema documentario oggi? Il cinema documentario è importante perché è quella parte del cinema che più di ogni altra può permettere ai giovani di sperimentarsi davvero sul campo, soprattutto all'inizio, diciamo, della propria formazione, di affiancare lo studio del cinema a uno sguardo sul mondo. E questo è molto formativo. Assolutamente molto molto formativo. Dal cinema documentario, diciamo, si può spaziare a tutto il cinema. Tra l'altro, la vostra scuola ci sono anche docenti di grande esperienza. Assolutamente sì, assolutamente sì. La grande forza della nostra scuola è che i nostri docenti sono professionisti attivi nel mondo del cinema, per cui c'è sempre una relazione molto stretta tra quello che imparano i ragazzi a scuola e quello che poi succede dopo. Diciamo, sostanzialmente, posso dire adesso, la maggior parte dei nostri studenti diplomati a scuola lavorano, hanno subito un lavoro, magari in quel momento. Ecco, c'è questo collegamento. Sì, con sì, sì, il magari mondo nella organizzazione della produzione, insomma, certo. Voglio dire, è una fucina di talenti. Bene, grazie, grazie a Costanza Quadriglio, buon lavoro.